Buonasera e ben trovati a questa prima puntata che inaugura ufficialmente la seconda stagione del Punto Punto Web. E questa sera partiamo subito con due argomenti particolarmente interessanti. Nella prima parte avremo come ospite appunto il direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldinesima di Catania, il professore Bruno Cacopardo, e invece nella seconda parte cambieremo completamente argomento e parleremo dell'uscita e il lancio che avverrà appunto questa sera, proprio durante la nostra diretta, del videoclip della canzone Matruzza del cantautore fiumefreddese Gennaro Miano. Ma partiamo immediatamente con il nostro primo ospite, che è già in collegamento, con il professore Bruno Cacopardo. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Professore, la ritroviamo con piacere. Noi ci siamo sentiti, possiamo dire, ci siamo visti anzi la prima volta a febbraio, quando ancora non si era entrati chiaramente nel vivo dell'epidemia da coronavirus. E già lei ci aveva spiegato, diciamo, la pericolosità, la gravità appunto di questo virus, e soprattutto in relazione appunto alla situazione degli ospedali, in particolare della terapia intensiva. Poi ci siamo ritrovati invece in videocollegamento durante la prima ondata, ora ci ritroviamo purtroppo durante la seconda ondata e speriamo di non ritrovarci per una terza comunque. Professore, le chiediamo intanto come si sta comportando il virus? Qual è l'evoluzione appunto praticamente di questo virus? Qual è l'attuale situazione? L'attuale situazione è quella di un andamento della curva in senso ascensionale, andamento che è stato francamente in salita con un incremento progressivo del numero dei casi, sia in Italia che nel territorio regionale siciliano, e che ha raggiunto da poco, ma proprio da poco, il picco epidemico. Questo picco epidemico, una volta raggiunto, si accompagna a una stabilizzazione del numero di casi, con delle oscillazioni in su o in giù, a cui stiamo assistendo se andiamo a guardare cosa succede da qualche giorno a questa parte, e queste oscillazioni rimarranno così ancora per qualche giorno, io direi almeno una settimana ancora. E poi dovrebbe iniziare, o doveva iniziare, la fase discendente della curva di incidenza dei casi. E questo è atteso sia a livello nazionale, dove ci aspettiamo una più profonda riduzione del picco, e sia a livello naturalmente della nostra regione. Ora, è evidente che questa attenuazione del numero dei casi è attribuibile alle misure di contenimento, perché se le misure di contenimento vengono bloccate o vengono dismesse, la curva riprenderà a salire. E in questo senso la trasformazione, io faccio una considerazione solo di ordine epidemiologico e clinico, non voglio avere e non voglio dare implicazioni sociali ed economiche che non mi spettano e non fanno parte del mio bagaglio di attività e di conoscenza, ma da un punto di vista clinico ed epidemiologico, il transfer, il regresso verso la zona gialla corre il rischio di rappresentare motivo per la curva epidemica di risalire nuovamente un po'. Quindi non l'ho salutato da clinico ed epidemiologo, non sotto altre considerazioni, non l'ho salutato con particolare favore, perché questo è un momento in cui, al contrario, conviene contenere di più per favorire un'ulteriore discesa della curva epidemica in attesa degli eventi che partiranno nel periodo natalizio, perché a Natale noi non siamo sicuri dell'osservanza delle disposizioni e delle norme,
Non siamo certi che i celoni di Natale saranno contenuti nel numero di persone e di partecipanti. Non siamo sicuri che l'osservazione delle misure sarà pedissequa e questo potrebbe comportare un ulteriore aggravamento. Ed io, ripeto, lo guardo con l'occhio di chi teme l'appesantimento sul sistema sanitario regionale, cioè nuove corse al pronto soccorso, nuove pressioni sui reparti, nuove pressioni sulle terapie intensive. Quindi osserviamole con dovuta cautela l'andamento, perché è soggetto a delle fluttuazioni che dipendono dai comportamenti sociali. E appunto, difatti, di poco meno di mezz'ora, appunto, la notizia che, come ha detto, come ha anticipato lei, professore, la Sicilia dal 29 entra in zona gialla. E quindi, questo appunto, come appena detto, da un punto di vista esclusivamente appunto medico, sarà insomma, sarà un grave rischio, chiaramente. E, peraltro, all'inizio, della pandemia, insomma, diciamo, si era diffusa, insomma, cioè si diceva che questa malattia, che questo virus colpisse soprattutto gli anziani. Invece, soprattutto in quest'ultimo periodo, assistiamo invece al contagio anche di giovani, anche di giovanissimi. Peraltro, credo, forse di ieri o di avantieri, la notizia di una bambina, credo di 5 anni, che insomma era ricoverata a San Marco, è stata portata d'urgenza, mi pare, al Garibaldi proprio perché si era aggravata. Quindi la malattia, diciamolo, appunto, colpisce anche i giovani, il Sì, contagio. il virus sostanzialmente determina una maggiore frequenza di complicanze in soggetti predisposti che hanno cardiopatie, che hanno diabete, che hanno ipertensione, che hanno tumori. E tutte queste caratteristiche sono più tipiche nei soggetti di età più avanzata. Tra l'altro determina una malattia più grave nei soggetti più anziani. Però non è escluso che determini complicanze e andamenti gravi, severi, anche nei pazienti più giovani, perché il virus cerca un recettore specifico che non è presente solo negli anziani, ma che sta nell'epitelio dell'apparato respiratorio di tutti gli individui. Questo recettore si chiama ACE2 ed è un recettore che non fa differenze di età. Quindi esiste la teorica possibilità che il virus vada a localizzarsi nel polmone di soggetti di tutte le età. E quando si provoca e si determina la polmonite, e quando la polmonite si estende, è chiaro che le complicanze sono attese in soggetti anche giovani, con conseguenze cliniche anche molto gravi. Ecco. Quindi non c'è una ragione patogenetica, diciamo, che induce a trovare malattie più gravi nel polmone più profondo nei soggetti più anziani, perché in realtà il recettore a cui si aggancia il virus è un recettore ubiquitariamente presente. Parliamo anche della cura, insomma, del plasma che ha portato buoni risultati. Il plasma è un modello di terapia che io definirei ancora in progress. In progress significa ancora soggetto a sperimentazione clinica controllata. In Italia la sperimentazione clinica è attuata all'interno di un protocollo che si chiama Tsunami e che non esclude però l'utilizzo per uso compassionevole del farmaco. I lavori scientifici sono molto controversi sui risultati, sulle risultanze della terapia. Quindi lo guardiamo con favore, come guardiamo con favore tutte le terapie nuove che si apprestano a essere utilizzate contro questo maledetto virus, ma con la cautela che si deve a tutte le situazioni ancora in fase di sperimentazione. In realtà i risultati dei trial clinici, cioè delle sperimentazioni cliniche, non sono univoche, non ci dicono bene, sono andati bene tutti i trial clinici, alcuni sono andati bene, altri sono andati meno bene.
In Italia stiamo raccogliendo dati che ci faranno trarre delle conclusioni fra qualche mese. Si attendono a gennaio questi vaccini, si attendono come insomma poi la soluzione quasi definitiva al propagarsi della pandemia. È davvero così, professore? Ma certamente i vaccini daranno una spallata favorevole per noi nella guerra contro il virus. Perché? Perché aumenteranno quel terreno di soggetti immunizzati che impedirà al virus di circolare. Esistono dei dubbi, che però sono tutti sanabili dal processo di vaccinazione, che sono legati all'efficacia vaccinale che sembra buona dai trial clinici, sembra comunque superiore al 90% e quindi va bene, va molto bene anzi, e i dubbi sono sulla durata dell'immunità. Siamo sicuri che oltre il 90% dei vaccinati faranno anticorpi contro il virus e quindi conterranno la diffusione e la circolazione del virus di Covid, di Covid-2. Però non sappiamo per quanto tempo questa immunità durerà. Non è chiaro quanto dura l'immunità naturale, non è chiaro quanto dura l'immunità vaccinale e quindi potrebbero essere necessari dei richiami, dei booster periodici che riattivino la risposta immunitaria. Il fatto che a volte, insomma, si dice che questi vaccini possono provocare dei danni anche neurologici è sono soltanto, insomma, delle fake news così che circolano. Sì, sono in gran parte delle fake news. Ora, teoricamente dei danni non solo di tipo neurologico, ma di tipo immunologico o di tipo reattivo infiammatorio sono possibili durante la vaccinazione. Però nella quasi totalità dei casi non sono danni permanenti, sono delle reazioni infiammatorie febbrili o dei rash cutanei, o degli episodi di broncospasmo, tutti contenibili e transitori. Quel discorso che si faceva, che riguardava prevalentemente la vaccinazione contro l'epatite B, rispetto alla possibilità di insorgenza dell'autismo, si è rivelata una clamorosa fake news, alla quale non presterei fede. Ricordiamoci dei grandi numeri di soggetti vaccinati, e quindi la possibilità che manifestazioni cliniche aneddotiche possano verificarsi in soggetti che si vaccinano. Diciamo che teoricamente io potrei dire che la vaccinazione determina infarto cardiaco, perché tra milioni di vaccinati qualcuno fa l'infarto. È ovvio che questo è un evento aneddotico, occasionale. Non è collegato al vaccino. Noi dovremmo andare a prendere la popolazione che non si vaccina e confrontarla con quella vaccinata per vedere se è più frequente l'infarto miocardico nei soggetti vaccinati e non è così. Non so se rendo l'idea. Sì, chiarissimo, professore. Intanto noi leggiamo anche delle domande che arrivano in diretta, perché appunto essendo, abbiamo detto più volte di interagire. Allora, Angelo La Rosa chiede, dottor Cacopardo, dal suo punto di vista è possibile che si muoia e ci si ammali solo di Covid? Ritiene deontologicamente corretto che si smantellino gli ospedali in zone carenti come Giarre ed Acireale per far posto solo ai malati Covid? Chiaramente qua si fa riferimento insomma, Quasi al fa riferimento a una realtà locale, sì. che è quella della zona Giarre Acireale. Io devo dire Esattamente. che l'azienda Garibaldi a cui appartengo ha garantito l'attività clinica polipatologica mantenendo una risposta di alto livello contro Covid, perché l'emergenza in questo momento è Covid. Però chi aveva necessità operatorie, chirurgiche, chi aveva necessità oncologiche,
chi aveva necessità ostetrico-ginecologiche. Presso l'azienda Garibaldi ha continuato ad avere assistenza e assistenza di alto livello. Quindi, senz'altro devo fare un plauso all'azienda Garibaldi perché ha saputo combinare le due componenti assistenziali senza provocare un declino dell'una in favore dell'altra. A Cireale credo che abbia rappresentato una necessità legata alla situazione del momento, cioè allo spandimento, alla salita, alla fase ascensionale della curva epidemica, che veramente rischiava di mettere in ginocchio il sistema sanitario e i pronti soccorsi. Attualmente però appunto lo smantellamento, per così dire, dell'ospedale di Acireale per renderlo appunto ospedale Covid ha portato ad una riduzione dei posti, che attualmente sono solo 68 i posti, diciamo che è poco. Sì, è poco, qui occorre stabilire e organizzare, ma immagino che sia stato fatto un buon coordinamento con le altre strutture sanitarie. È evidente, lo dico a tutti, che siamo in presenza di un evento che definirei bellico, cioè quella con Covid è una guerra, quindi quando c'è la guerra si montano gli ospedali da campo, si montano le tende, cioè la realtà diventa una realtà estremamente complicata. Io credo che dobbiamo avere la pazienza e la serenità di attendere che i tempi migliorino, perché guardate che il numero di morti in questo momento storico legati al Covid è un numero estremamente elevato. Cioè ci sono realtà ospedaliere nelle quali i morti quotidianamente sono un numero rilevante. Questo è per un medico, vi assicuro, che è estremamente deprimente e frustrante. Quindi siamo in una realtà bellica, dobbiamo rendercene conto e pazientare un attimo per attendere momenti in cui la sanità ritorni a regime. Non, purtroppo la realtà è questa ed è così, ve lo assicuro, perché io ho contatti con realtà internazionali, Germania, Francia, Regno Unito, vi assicuro che non è un problema solo di Acireale, non è un problema solo di Catania, non è un problema solo della Sicilia, non è un problema solo italiano, è un problema estremamente comune. In questo momento sono andate in sofferenza molte realtà sanitarie che garantivano assistenza clinica alle altre malattie, alle altre patologie. E per questo io poco fa salutavo con favore le iniziative e le attività del Garibaldi, che ha continuato a garantire un regime clinico di assistenza alle altre realtà sì. E intanto Angelo La Rosa commenta ulteriormente: nessuna organizzazione con personale ridotto si vuole coprire l'ordinario e lo straordinario. Andiamo a leggere un altro commento di Marinella Fiume, che dice: intanto complimenti al professor Cacopardo per l'organizzazione dei suoi reparti Covid. Mi ha commosso vedere a Tagadà tutti quei giovani medici entusiasti e preparati. Poi volevo chiederle cosa possono fare i cittadini, stante che la Sicilia sta diventando zona gialla, per tutelarsi ancora, oltre che il distanziamento e il continuo lavaggio delle mani. Ma allora rispondo separatamente. E la zona gialla in questo momento, vi dico la verità, non la guardo con favore, mi preoccupa. Se io devo essere sincero, sono preoccupato e perplesso. Il mio invito alla popolazione è quello di rispettare pedissequamente le regole di contenimento e di evitare gli assembramenti, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, che sono per caratteristica predisposte alla condizione di assembramento per shopping, per acquisti, per cene, cenoni e quant'altro. Quindi la mia raccomandazione è: aiutate il sistema sanitario a non andare in sofferenza e a non crollare, aiutatelo attraverso i comportamenti. Non implicano niente se quest'anno il Natale ha meno addobbi, meno ornamenti, meno divertimenti. Diciamo, ci rifaremo
nel Natale prossimo, ci saranno altri Natali. Per Infatti, quanto riguarda. sempre dicevo, sempre Marinella Piume scrive: ci comportiamo allora come fo se fossimo ancora in zona arancione? Brava, bravissima, complimenti alla signora Marinella perché è esattamente il mio suggerimento. Devo dire, raccogliendo la prima fa parte dell'intervento della signora Marinella, devo dire che e fare un plauso ai giovani medici che sono stati arruolati come giovani soldati per combattere questa guerra. Persone straordinarie, motivate, brillanti, di intelligenza vivace, che con grande resistenza fisica stanno affrontando il nemico, perché io vi assicuro che occorre una grande resistenza fisica per intabarrarsi in quelle tute, in quei sistemi complessi di contenimento dell'infezione, gironzolare, rimanere all'interno dei reparti per ore e ore, senza poter espletare nemmeno le più normali, ordinarie funzioni fisiologiche come andare in bagno o bere. Parliamo di 5-6 ore uscendo segnati. Quelle immagini in cui vedevate quei segni sulla faccia sono vere, non sono fake. Io Sì. sono a casa, mi trovo a casa di uno di questi giovani medici che è qui Noi salutiamo. accanto a me. Voi lo sapete, Sì, che è un è piumefreddese, peraltro Andrea Marino. svizzero. Se volete lo faccio affacciare un attimo. Lo faccio affacciare. Lo Una salutiamo con persona piacere, così. eccezionale, un lavoratore straordinario che sta dando un contributo alla guerra contro il Covid, che non si può dire. Quindi io faccio un affidamento sostanziale sul contributo dei giovani, sul loro dinamismo, sulla loro vivacità, sia culturale che fisica, perché tutte e due le componenti sono importanti. Sia la componente intellettuale che la componente fisica in termini di resistenza per condurre questa battaglia. Vieni, Andrea. Certo, così salutiamo Andrea Marino, non lo vediamo appunto Buonasera. dentro, cioè come, appunto nel servizio cui faceva riferimento la professoressa Fiume, l'avevamo visto, cioè non l'avevamo visto perché era dentro appunto la tuta. Come si chiama Sì. tecnicamente, professore? Questa è una tuta in Tyvek, è un materiale impermeabile che non consente di essere trapassato dalle secrezioni, dai droplets o dal materiale fluido biologico dei pazienti. Però bisogna stare attenti anche poi durante lo svestimento, diciamo, Lo svestimento è una manovra delicatissima, da noi. Lo svestimento dura quasi mezz'ora, quindi una persona impiega mezz'ora a svestirsi. La svestizione è monitorata da un'altra persona esterna che segue tutte le manovre, è seguita davanti a uno specchio, è seguita davanti a uno specchio e durante ogni passaggio il tutor, cioè l'individuo che guida la vestizione e la svestizione, dall'esterno spruzza con un erogatore candeggina diluita sull'individuo che si sta svestendo. Quindi stiamo parlando di manovre estremamente complesse, estremamente Certo. complicate, che non tutti riescono a fare con disinvoltura. Certo. E, a proposito, appunto, ne approfitto, lei ha parlato ha ringraziato appunto i giovani, ha ricordato i giovani medici, ma diciamo anche che c'è effettivamente una carenza di personale in questo momento. Sì, c'è una carenza di personale che è atavica, non è di questo momento. È storica, è legata a piani di rientro che secondo me hanno penalizzato la sanità non solo siciliana, ma soprattutto quella siciliana, e che hanno ridotto il numero di medici disponibili, di infermieri disponibili, di OSS disponibili. Pensiamo anche ai numeri chiusi universitari, ai numeri chiusi per la specializzazione, tutte scelte secondo me infelici che ora ci troviamo a dover piangere e rimpiangere. Devo dirle che questa carenza atavica, strutturale e di personale
la stiamo vicariando con dei contratti ad hoc che stanno coinvolgendo giovani medici o giovani specializzati, i quali ci stanno dando una mano veramente importante. Se si riesce a creare l'ambiente giusto, questi giovani medici riescono a essere ancora più motivati e a dare un contributo ancora maggiore. E andiamo a leggere un'altra domanda. È Lilli Strazzeri che ci scrive: Buonasera, che fondamento ha l'idea che i portatori di gruppo RH positivo siano meno aggrediti dal virus? Grazie. È una cosa sulla quale si sta indagando e il fondamento ancora è di carattere assolutamente generico, però ci sono delle indicazioni in proposito che vanno sicuramente approfondite. Io penso che non sia il momento per trarre conclusioni affrettate in merito. Aspettiamo che la letteratura scientifica si pronunci in maniera chiara ed evidente. Ancora un'altra domanda che in molti si fanno, ecco, in questo periodo in cui appunto i positivi vengono posti in quarantena, ma molto spesso, diciamo, dopo il tampone poi di controllo, dopo 15 giorni, credo. Insomma, si risulta comunque positivi, però pare che dopo 21 giorni comunque non si possa contagiare più. Questo è vero? Oppure se comunque si risulta positivi anche a un secondo tampone di controllo, comunque si può contagiare? Guardi, la malattia Covid è caratterizzata da due fasi. Una prima fase che è virale, caratterizzata dalla replicazione del virus. La replicazione del virus parte alta e poi va piano piano spegnendosi, spegnendosi, spegnendosi sempre di più. E poi parte una fase infiammatoria, in cui è la reazione infiammatoria dell'organismo a produrre il danno, soprattutto il danno polmonare. Tant'è vero che noi usiamo cortisone, che è un'azione antinfiammatoria e non antivirale. Ora, dopo 10-12 giorni, la replica del virus si arresta, dopo 15 scompare. Quello che ritroviamo nelle vie aeree col tampone, dopo 15 giorni, sono frammenti di RNA virale che non hanno significato contagioso. Questo è il motivo per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che dopo un certo numero di giorni, 21 nella maggior parte dei casi, anche un tampone positivo non va considerato come contagiante. Diciamo grossolanamente così. Quindi, insomma, dopo appunto 21 giorni possiamo stare tranquilli, quindi anche se appunto risulta positivo, dovesse risultare. Direi di sì, assolutamente. È chiaro che il virus è intraepiteliale, smette di replicare, ma non smette di essere presente, ma non è contagiante, sono frammenti di RNA che non sono rappresentativi di una particella virale completa. Perfetto. Andiamo a leggere un'altra domanda, Giovanna Criscuolo, che scrive: Aumentano i positivi tra il personale medico e infermieristico. Mi chiedo com'è possibile, visto che sono tutti bardati e non ci sono accessi a persone esterne. No, guardi, io le dico una cosa, io sono solito dire che se io rimanessi tutta la giornata e tutta la vita attuale nel mio reparto non correrei alcun rischio. I reparti, soprattutto i reparti malattie infettive, che sono abituati tradizionalmente al contenimento della diffusione dell'infezione, sono reparti assolutamente sicuri. Gli ospedali sono abbastanza sicuri in questo momento storico per tutta una serie di ragioni. La gran parte delle infezioni sul personale medico infermieristico in questo momento provengono dall'esterno, cioè vengono portate dalle famiglie verso gli ospedali, esattamente al contrario di quello che succedeva durante la prima ondata, allorché le infezioni andavano dagli ospedali verso le famiglie.
Va bene, professore, vediamo se ci sono ancora altre domande, ma credo di no. Credo che abbiamo anche un po' parlato effettivamente di tutti gli argomenti un po' più magari che vedono la popolazione confusa in questo momento, perché è vero anche che diciamo, siamo costantemente bombardati da notizie di tutti i tipi. Ogni giorno si parla di Covid. Nei media, ma soprattutto, ecco, possiamo anche dire che la comunità scientifica non sempre ha dato la stessa versione su tutto quanto, quindi questo poi ha creato un po' di confusione nella popolazione. E non c'è dubbio, anche il passaggio tra la prima e la seconda ondata è stato influenzato negativamente da alcuni commenti, secondo me, sbagliati della comunità scientifica. Perché quando lei prende affermazioni tipo il virus è clinicamente morto in un momento in cui il virus ancora circolava, la gente si è sentita libera di derubricare, di archiviare, di dimenticare la presenza dell'infezione. L'estate è stata cicaleggiante con persone che si assembravano, che si divertivano, che viaggiavano, come se non ci fosse stata nessuna condizione virale di rischio presente o tuttora presente. E questo non è derivato dalla popolazione, ma è stato inculcato alla popolazione affermazioni sbagliate provenienti dalla comunità scientifica. Professore, noi non ci resta appunto che augurarle buon lavoro, speriamo appunto che gennaio, insomma, l'inizio del nuovo anno non ci veda appunto partecipi di una terza ondata, ma sicuramente se come ha ben detto lei seguiremo degli accorgimenti, insomma, e non prenderemo questa zona gialla effettivamente come un via libera, ma continueremo a comportarci un po' come se fossimo ancora in zona arancione, probabilmente, insomma, riusciremo, insomma, a limitare i danni. Sì, anche se devo dirle che l'attuale ondata e non una terza ondata avrà una durata piuttosto lunga. Io credo che fino a febbraio avremo ancora a che fare con questa situazione. Poi piano piano ne usciremo. Bene, allora con questo auspicio noi ringraziamo il professore Cacopardo, appunto lo ricordiamo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, nonché docente universitario, e salutiamo anche appunto Andrea Marino e tutti quanti i giovani medici, diciamo loro salutiamo un po' in rappresentanza anche di tutti appunto i giovani medici, del suo staff e in generale insomma di tutti coloro che sono coinvolti in prima linea in questa guerra, in questa vera e propria guerra. Ultimo commento, grazie professore, sempre Marinella Fiume. Io evito di ascoltare tanti santoni televisivi, preferisco fidarmi di pochi e soprattutto di lei. Grazie. Con questo commento la salutiamo. Grazie e buon lavoro. Bene, adesso questa, diciamo, questo è stato il primo blocco, abbiamo parlato, come abbiamo sentito, insomma, di un argomento che ci riguarda da vicino tutti i giorni, non potevamo chiaramente non parlarne. Fra pochissimo inizierà quella seconda parte che invece vede un argomento completamente diverso e possiamo dire leggero. Seconda parte del punto web, noi vi ricordiamo appunto che siamo in diretta sui nostri canali, sulla pagina Facebook il punto web e su 01TV. Appunto perché in diretta vi invitiamo anche a commentare, a farci domande che appunto verranno, come abbiamo visto prima, lette e commentate in diretta.
Andiamo quindi adesso ad aprire questa seconda parte in cui tratteremo un argomento e speriamo insomma un po' di alleggerire la pressione di questo periodo perché parliamo di una cosa bella, parliamo di musica, parliamo di un cantautore nostrano ma che è emigrato in Belgio, che è Gennaro Miano, e dell'uscita questa sera, proprio del lancio del videoclip della canzone Marruzza. Intanto andiamo a salutare i nostri ospiti, che sono appunto Gennaro Miano. Ciao Rita, Buonasera. buonasera. Ciao Gennaro. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Poi abbiamo il regista Vladimir Di Prima. Buonasera a tutti. Ciao Vladimir. Ciao Gennaro. Abbiamo questa seconda parte un po' affollata e quindi speriamo insomma che tutto, che il messaggio comunque rimanga chiaro. Poi andiamo a salutare Francesco Russo, l'attore Francesco Russo. Se lo vediamo, Ciao a tutti. Ciao ok. Buonasera Francesco. Gennaro. Ciao Vabbè, Francesco. ciao. Ne approfittano per salutarsi tra di loro e poi l'assessore comunale di Fiumefreddo di Sicilia, Mario Lizio. Buonasera a tutti, ciao Rita, ciao Gennaro, è un piacere rivederti. Ciao Mario, ciao. Buonasera a tutti. Allora, questo blocco è ecco, un po' affollato perché appunto questa canzone, questo lancio di questo videoclip coinvolge diversi attori, perché insomma non è soltanto appunto una canzone, ma vuole avere ecco, un messaggio particolare. Ecco perché insomma ci ho tenuto particolarmente questa sera. Anche perché comunque devo dire, ho collaborato anch'io alla realizzazione di questo prodotto, ma soprattutto perché valorizza il nostro territorio e comunque in maniera positiva, sicuramente. Intanto, Gennaro, prima appunto di vedere finalmente questo videoclip che attendiamo da mesi, diciamo, che alla base del videoclip, cioè prima del videoclip, ovviamente nasce la canzone che è Marruzza. Cosa racconta Maciuzza? Sì, Rita, prima di rispondere alla tua domanda vorrei innanzitutto dire due o tre cose così, ma non perdo molto tempo. Innanzitutto, in bocca al lupo per la tua trasmissione che insomma inizia oggi con la prima puntata di una nuova serie, quindi ti auguro in bocca al lupo per la riuscita, perché è una Grazie. trasmissione veramente bella che si occupa di fatti locali e dà spazio e voce a chi vuole diciamo, esprimersi. Per cui grazie per il tuo lavoro professionale, insomma, è fatto con molta passione. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, volevo, diciamo, esprimere, volevo dare un abbraccio e coraggio a tutte le persone di Fiumefreddo che sono state, diciamo, colpite dal virus. Diciamo, auguriamo una buona guarigione, insomma, e che tutto si possa risolvere per tutti nel più breve tempo possibile. E infatti appunto sono diversi, infatti i nostri concittadini che sono stati colpiti dal virus, per la maggior parte, insomma, diciamo che nessuno è particolarmente grave, o perlomeno tranne pochi, e quindi speriamo comunque che tutti chiaramente presto ne escano, ne possano uscire. Infatti, speriamo bene per tutti quanti. Ritornando alla canzone, beh, dunque, questa canzone, come ormai si è capito, diciamo, il titolo è Maciuzza. È una canzone scritta in siciliano, ed è, diciamo, ambientata, a Fiumefreddo. Perché Diciamo Maciuzza? Perché Maciuzza è chiaramente una parola a cui presto tengo tantissimo. ne possono uscire. Perché Maciuzza significa, è una parola che significa, quando parli di madre, no? Parli Maciuzza è una parola che puoi dire quando hai paura, no? Quando hai paura cosa fai? Va subito dalla mamma, no? Non è Diciamo dici principe, Maciuzza, che è successo, Maciuzza? Perché poi è proprio questo il senso di questo titolo. Tutti sanno che io, diciamo, chi mi conosce sa che io abito all'estero, abito in Belgio. Scusa, Gennaro, un Quando attimo. Chi non sta parlando al momento, stacchi il microfono, chiuda il microfono, così non
non si sente, diciamo, il rumore, il fruscio di sottofondo. Grazie. Ok. Anche io ho un po' di ritorno, però non fa niente. Dunque, chi mi conosce sa che io abito all'estero, per cui non vengo sempre a Fiume Freddo. E quando vengo per le feste o per trovare la mia famiglia, faccio sempre qualche cosa così, ma in maniera involontaria, faccio sempre una passeggiata per il paese e vado così, in maniera quasi spontanea, in tutti quei posti che frequentavo quando ero piccolo. Il posto faro, diciamo, era la Vaniditta, no? La Vaniditta, che vicino al fotografo, la Grass, dove mia mamma aveva la lavanderia. Io ho passato tutta la mia infanzia, praticamente l'adolescenza, diciamo, in quella Vaniditta, dove giocavamo tutto il pomeriggio, tutti i pomeriggi di tutte le estati, diciamo, della mia adolescenza. Per cui ci passo e ogni volta mi ricordo le immagini, i suoni, gli odori, insomma, di quell'epoca. Non è una visione nostalgica, ma è giusto per rinfrescare un po' la memoria, no? di quello che siamo stati da bambini. Un giorno, mentre passeggiavo così in questi posti, mi è venuta in mente questa canzone, che parla, diciamo, in realtà di una storia d'amore fra adolescenti, no? Quelle storie d'amore che abbiamo tutti vissuto a un certo punto quando eravamo giovani e che poi in realtà non si risolvevano, c'erano delle storie d'amore che restavano così nell'immaginario, no? Perché non avevamo il coraggio di dichiararci, insomma erano delle storie molto platoniche, no? Dove noi ricavavamo, diciamo, serate, giornate a scrivere cose su questo amore. E quindi c'è questa storia di questi due bambini, questo bambino che si innamora di questa ragazza e che poi non ha il coraggio di dirglielo. E per tutta la sua vita, diciamo, non glielo dirà mai, no? E questa storia finisce così in maniera irrisolta, no? Perché noi siciliani abbiamo nella speranza proprio il nostro sentimento faro, no? È, diciamo, ambientata in tutta una serie di situazioni che si passavano un tempo a Fiume Freddo quando ero piccolo, e quindi quando poi vedrete, ascolterete la canzone, insomma, ci saranno tutta una serie di descrizioni di cose che facevamo, e quindi è molto evocativa per quanto mi riguarda. Vladimir di prima. Parliamo poi della costruzione del videoclip che vedremo appunto fra poco. È più, diciamo, un racconto, e soprattutto ecco, diciamo, qual è stato il filo conduttore. Allora, innanzitutto anch'io devo ringraziare alcune persone. Gennaro Miano, che mi ha dato la possibilità, insomma, di collaborare a questo progetto, e poi tutti quelli che sono intervenuti, che ci hanno dato la possibilità appunto di far riuscire questo prodotto. E niente, l'ideazione è stata piuttosto semplice, perché ascoltando la canzone di Gennaro, poi ispirarsi è stato molto, molto, molto facile. E siamo riusciti, secondo me, a realizzare qualcosa di bello. Adesso fra poco lo vedrete e poi magari possiamo commentarlo dopo. Allora, sì, allora direi sì che è il caso di commentare dopo. Intanto leggiamo i messaggi arrivati per adesso a commento delle vostre parole. Marinella Fiume scrive: grande madre, la tua Maciuzza, la ricordo sempre con affetto. Chiaramente rivolto a Gennaro questo. Poi ancora, ma è sempre Marinella Fiume: ciao Gennaro, Miano cantautore, ciao Vladimir di prima, siete telegenici, complimenti. Quindi sapete anche questo, siete telegenici. Un punto in più. E grazie poi ancora, per l'indulgenza. Sì, poi arrivano, insomma, saluti da Maria Grazia Sicali, Fred Dispenza, che anche lui chiaramente è coinvolto nella realizzazione del brano, e Jonathan Brunetti.
Anche Rosario Pulpirenti vi saluta. Insomma, ci sono saluti vari che, come sappiamo, dato che appunto Gennaro attualmente è in Belgio, quindi arrivano poi saluti da diverse parti d'Europa. Ci fermiamo all'Europa. Allora, ci siamo finalmente, possiamo vedere, possiamo lanciare appunto il videoclip ufficiale di Maciuzza. Noi vi invitiamo anche a cliccare appunto sul link della pagina YouTube Gennaro Miano Cantautore, chiaramente dopo, per rivedere il videoclip. A voi, Maciuzza. Maciuzza mia, e chi scanto, camminando alla tavara di la santa, la bomba scoppiava e tutto cielo slingheva di colori. Lo castello a piazzo centro, camminando passo passo con la banna, la gran cascia ributava sentimenti, che vamola tutti con buona fede. E mezza foda ti vedo passare, passare. Non c'è che un nodo e non sento che niente è mio, sento morire. Sento sto cuore a vampare e svampare d'amore. E non lo sapere, e non lo vedo. Tutto io non dava nedda, dopo pranzo una robata, pomo d'arance, la passavano dall'arancia rufesca un poco roce, e i moschetti s'anfilavano dei naschi. I domenichi vestuti sempre a festa, dopo la messa nicattava come la caria, ci mettesse un po' che ci cire su vecchio, e i cacoccioli cosali. E sopra piazza ti vedo passare, passare. Non c'è che un nodo e non sento più niente e mi sento morire. Sento sto cuore a vampare e svampare d'amore. E non lo sapere, e non lo vedo. La settimana mensa osto sempre a morto, da villa c'è rucine ma all'aperto, e a granita ne cacciava o ci rivedo, come l'acqua detto scricce o mare. Squagliasso tempo e non sascio come l'aio a filmare, sto paese canciaro le sciate di occhi cristiani. Tutti battero e corresta si dona granne che fare, ma io t'aspetto passare, passare di ca. E non tu sape, e non tu aspetto sempre passare, passare di ca.
aspetto sempre passare, passare e E questo era Maciuzza. Appunto, torniamo con i nostri ospiti. Maciuzza che doveva essere lanciato in una serata appunto organizzata a Fiume Freddo di Sicilia e abbiamo cercato insomma di riprodurre seppure virtualmente questo evento. Sicuramente insomma tutti i protagonisti, ma non soltanto, questa sera sono presenti e sono stati coinvolti e sono partecipi. Intanto qual è l'effetto insomma di vedere, di rivedere questo video, Gennaro, nonostante tu insomma già l'avessi visto? Sì, Rita, è sempre, per me è sempre emozionante questo video, perché l'abbiamo fatto con molta passione, con molta semplicità, con molta condivisione, abbiamo passato delle belle giornate durante le riprese, faceva caldissimo, abbiamo chiesto uno sforzo immane a tantissime persone che hanno dovuto sopportare tante, diciamo, gli spostamenti, il caldo, la sera, insomma tante cose. Per cui sicuramente il risultato, anche grazie diciamo agli attori presenti, a Vladimir che ha fatto un bellissimo lavoro, siamo riusciti a diciamo a dare, a mettere le immagini su questa canzone. Che ti devo dire, io quando abbiamo deciso di fare questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato è stata quella di andare a contattare i bambini, perché quando noi giocavamo eravamo bambini e abbiamo voluto riprodurre, diciamo, dare memoria a quei gesti, a quei giochi, quel modo di giocare, diciamo, di essere adolescenti come lo eravamo noi all'epoca. E vedere i bambini che giocavano alla quadrella nella stradina. Cioè, sai, io quando passo e faccio le camminate in quella strada, è deserta, non c'è più nessuno, è vuoto, non ci sono più negozi, vabbè, è morta. Quindi per un giorno, sai, risentire quella stradina ripopolata di bambini, che cioè, per me è stata un'emozione incredibile, proprio quel giorno stesso. C'erano delle mamme che mi dicevano, sai, mio figlio è tornato a casa tutto sporco, sudato, ha giocato, e questa è una bellissima soddisfazione. Con l'auspicio, diciamo, che ovviamente i tempi sono cambiati, non possiamo pretendere questo, però che lentamente, diciamo, i bambini si riappropriano di questi spazi che sono là a loro disposizione, non sono all'uso pubblico, questa cosa qui. E seconda cosa, è stato bello andare a riscoprire dei posti che diciamo nessuno conosce di Fiume Freddo, cioè quasi nessuno, c'è qualcuno più grande. E la gente mi ha chiesto, a chi ho fatto vedere il video in anticipo, mi ha detto, ma sì, c'è la Fiume Freddo? Ho detto, beh sì, perché ci sono dei posti, degli angoletti, dove tutto è rimasto intatto. Se avete visto la scena delle arance, è stata girata in una zona che si chiama Le Palme, che io l'ho scoperto praticamente a Teodo Grande, io praticamente l'ho scoperto quando ho fatto il video, non lo sapevo. E proprio in quel posto dove mio padre, che adesso ha 86 anni, giocava quando lui era adolescente, per cui quella strada è rimasta uguale, sono le stesse pietre, gli stessi alberi. E questo è il servizio che ho voluto fare, diciamo, a Fiume Freddo, l'omaggio. Qualcosa, forse che batte sul microfono, magari prova a spostare il microfono, sì, perché sì, sentiamo... Perché sbraccio io quando parlo. E quindi stavo dicendo che tutti questi, andare a scoprire questi posti che sono rimasti intatti di più, sono 60 anni che non è stato nessun cambiamento, è stato molto molto bello per quanto mi riguarda, ecco. Mario Lizio, assessore di Fiume Freddo di Sicilia. Fiume Freddo, protagonista di questo video, quindi può essere anche uno strumento per la valorizzazione del territorio.
Certamente, molto spesso si parla del nostro territorio in chiave turistica, ma poi fondamentalmente di concreto non si fa molto, o perlomeno quanto si potrebbe o dovrebbe fare. Quindi ogni forma di pubblicità del territorio che ci permetta di presentarlo e rappresentarlo in tutte le sue bellezze, a chi non lo conosce, a chi non c'è mai stato, sicuramente è positivo, ma soprattutto è un buon collante per stimolare le persone a visitare questo bellissimo territorio. Gennaro, secondo me, ha fatto una bellissima cosa, io lo conosco da quando era piccolo, ci conosciamo da tantissimo tempo, e è ancora più bello sapere che una persona che non vive più qua a Fiofreddo realizzi qualcosa per rappresentarci, per stimolare questo posto e far sì che molta gente possa venire a visitarlo. E mi collego a questo anche perché ultimamente anche un altro ragazzo, un ingegnere, ha realizzato un altro video con il drone che metteva in evidenza le bellezze del nostro territorio e ha avuto circa 25.000 visualizzazioni. Io spero che anche Gennaro con questo video possa averne molte di più. Lo speriamo appunto anche per Fiumefreddo. Vladimir, andiamo a parlare dell'ideazione del videoclip. È un'emozione rivederlo. Io montandolo, ideandolo, l'ho rivisto centinaia di volte. Però ogni volta che lo rivedo mi emoziono. E niente, è stata una bellissima esperienza. Tutti i ragazzini che ci hanno collaborato sono stati molto attenti, le mamme, e quindi c'è stata una partecipazione assoluta. Noi non avevamo dietro una produzione, questo piccolo cortometraggio, perché non è poi un videoclip in senso assoluto, è un ibrido, possiamo parlare più di cortometraggio, di breve storia, che di videoclip in senso canonico. Nasce dalla passione, nasce proprio da questa voglia di voler fare le cose, quindi non avendo una produzione dietro alle spalle, la nostra unica forza è il pubblico, quindi noi speriamo che adesso questo video possa essere, come dire, condiviso, possa girare, possa avere giustizia del valore che ha, perché secondo me non è un video che racconta soltanto Fiumefreddo, è un video che nella sua universalità racconta determinate condizioni. E queste condizioni quali sono? Sono l'infanzia, quindi l'infanzia che è raccontata in maniera universale, perché chi è che non ha vissuto in quella maniera? O quantomeno ci si riconosce moltissimo in quei ragazzini, però in fondo poi non è cambiato moltissimo. E poi anche un tema molto importante è quello dell'emigrazione. Il tema dell'immigrazione che io personalmente ho vissuto intorno ai 10-11 anni. Prendiamo il microfono a ticchettare. Sì, ok. Mi sentite adesso? Sì. Un po' meglio. Anch'io ho vissuto il discorso dell'immigrazione. Io sono stato per 3 anni in provincia di Vicenza, quindi questo fattore di abbandonare la propria terra per andare in un'altra regione, in un altro contesto, l'ho vissuto. Ed è una cosa molto, devo dire, molto dolorosa per chi l'affronta, per chi la vive. E io ho cercato in qualche modo di raccontarla attraverso gli occhi di questa bambina, cioè di chi parte e di chi resta, perché la sofferenza è anche di chi resta, che non può vedere il proprio caro o la propria cara. E poi i temi del tempo, no? Che ritorna, gli anziani che si avvicinano al traguardo e che lasciano il campo ai giovani, che poi sono la classe dirigente del domani. Io mi auguro che tutti i ragazzini che hanno preso parte a questo filmato possano custodirlo, difenderlo e, perché no, portarlo avanti nel tempo. Quando saranno grandi si ricorderanno di questa esperienza, la racconteranno a loro volta a quelli più giovani e, perché no, magari possono nuovamente ripetere questa stessa esperienza con un video nuovo, insomma. Andiamo a leggere appunto qualcuno dei tanti commenti, dei tanti messaggi che stanno arrivando, perché sono davvero tantissimi.
Marinella Fiume. Molto bella la canzone, sia sotto il profilo musicale che del testo. Bella anche l'interpretazione, Gennaro. Il videoclip di Vladimir desta una nota di nostalgia per l'infanzia che non c'è più, per la nostra Fiume Freddo di qualche anno fa. Un paese, ci vuole un paese, scriveva Pavese. Non fosse che per lasciarlo, come ha fatto Gennaro per necessità, ma poi sempre per ritornarci. E poi un altro, ne prendiamo un altro a caso. Grazie, che emozione, scrive Laura Vecchio. Fred di Spenza, Gennaro Miano cantautore. Ecco, no, questo non lo posso leggere io. Allora, Rita, scusa, ti interrompo. Fred è l'amico mio, diciamo, che di qualche si è occupato degli arrangiamenti dei bassi, del piano che sentite nella canzone. Quindi questa è opera di Fred. Adesso mi ha scritto un messaggio, ma in francese, quindi se vuoi te lo traduco. Ma non lo so. Una traduzione così, sommario. falla. No, non lo vedo, è scomparso. Ah, ok, lo mettiamo in sovraimpressione. Dice che, perdonami il mio italiano che è un po' brutto, quindi scrive in francese, sono molto felice di vedere questo magnifico clip, tu puoi arrivare, insomma, c'è anche Fred, è straordinario, bravissimo, quindi è un complimento che mi fa molto piacere da parte sua, insomma, anche se lui ha collaborato effettivamente per la realizzazione della musica. Ne approfittiamo appunto per parlare anche degli altri che hanno collaborato al videoclip o alla canzone che sono nei titoli di coda, però chiaramente non possiamo essere in collegamento con tutti. Sì, Gennaro. Okay. No, voglio dire, quando abbiamo deciso di fare questo video, noi abbiamo passato 3 giorni a cercare le location. Ovviamente la cosa più facile, proprio abbiamo dovuto cercare un'auto. Abbiamo dovuto cercare un'auto, abbiamo dovuto cercare una Vespa, abbiamo dovuto cercare tantissime cose. Abbiamo chiesto questo a tante persone che, devo dire, devo essere sincero, abbiamo ricevuto proprio una solidarietà e un aiuto indescrivibile. Tutti quanti si sono messi a disposizione, siamo entrati dentro le case. Diciamo anche, insomma, che si sono messi a disposizione in maniera volontaria, assolutamente. In maniera volontaria, assolutamente volontaria, non hanno chiesto nulla, diciamo, a livello remunerativo, per cui tutto è stato fatto veramente per farlo, insomma, per la passione di portarlo avanti. Sì, hanno collaborato tantissime persone, tantissime. Io pensavo di fare questa cosa, diciamo, in un comitato ristretto, ma dopo qualche settimana l'effetto palla di neve, praticamente sono state coinvolte tantissime persone, fra le mamme, di tutti i bambini che hanno partecipato, i bambini, alcune persone esterne che si sono aggiunte, gli attori bravissimi come Francesco Russo e altri due che in questo momento mi sfugge il nome, che hanno partecipato in maniera proprio gentilissima e con molta avvenenza, diciamo. Per cui è stato tutto un lavoro di gruppo che poi ha portato a questo risultato. Penso che possiamo esserne, diciamo, fieri, comunque contenti. Vladimir, torniamo a parlare appunto dei temi del video. Hai parlato appunto di suggestioni che poi sono appunto universali, di temi che sono universali. C'è anche, diciamo, ci sono anche dei personaggi particolari che sono appunto, a parte coinvolgere tutti quanti, erano quasi tutti di Fiume Freddo, ma poi c'è anche diciamo il fatto che si sono incontrate anche diverse generazioni. Sì, ogni paese poi ha i suoi personaggi, le sue icone, no? Che si ripetono sempre costanti e che quindi creano una sorta di collante appunto fra le generazioni più giovani e quelle più anziane. Sono quei personaggi che nelle grandi città, dove la comunicazione interpersonale è ridotta al minimo, purtroppo si perdono e si conservano appunto ancora come tesoro nei piccoli centri. E questi personaggi, secondo me, creano la poesia del tutto. Cioè, io credo che per fare qualcosa di poetico non bisogna necessariamente girare il mondo, no? Per andarla a trovare, ma si può fare anche guardando
la strada dove si è cresciuti, no? Il proprio quartiere, la propria strada. Se uno è capace di vedere la poesia la trovi dietro la porta, la trovi dietro l'angolo. Non è necessario andare dall'altro capo del mondo, in Australia, piuttosto che in Sud America, per trovare la poesia. Ed è un po' quello che, se vogliamo, ci ricolleghiamo al discorso, a questo lutto che in questi giorni ha colpito, in maniera mediatica il mondo, che è la morte di Diego Armando Maradona. Che cos'è che ha rappresentato Maradona nell'immaginario collettivo e soprattutto nei napoletani? Ha rappresentato quella poesia, la magia della possibilità del riscatto, no? E per questo Maradona rimarrà riconosciuto come un grande, no? Ed è giusta quando si parla della definizione di re del calcio. Io non ti saprei dire se è stato il migliore di sempre, perché le gerarchie non servono a nulla, no? Non esiste lo scrittore più bravo, il regista più bravo, il calciatore più bravo. Si arriva poi a un Olimpo dove ci sono tanti grandi. Maradona è stato uno di questi, ma che ha rappresentato soprattutto appunto nell'immaginario collettivo un'idea di riscatto, una possibilità, proprio perché era vicino al popolo, proprio perché la sua era poesia, era arte. E quindi, ritornando al nostro progetto, il nostro progetto che è naturalmente in piccolo, Gennaro ha realizzato qualcosa di veramente, veramente poetico, straordinario, qualcosa che secondo me nella memoria storica di Fiume Freddo rimarrà a lungo, perché ha riportato dentro ciascuno di noi, più piccoli, più grandi, anziani, il concetto della memoria. L'uomo senza memoria è nulla, e quindi noi dobbiamo tutto alla capacità di ricordare le cose. Se l'essere umano perdesse questa capacità, il mondo finirebbe inesorabilmente entro pochi giorni, ecco. Infatti, a proposito dei personaggi, degli attori del video, abbiamo visto recitare, possiamo interpretare, ecco, il brano insieme a bambini, anziani, abbiamo visto anche persone che poi che sono un po', rappresentano in qualche modo, che conoscono tutti, soprattutto nel paese, a Fiume Freddo, ad esempio Nino Murabito, che è un personaggio che poi è anche un po' qualcosa della fiaba, e che in qualche modo è un po' un anello di congiungimento fra bambini e anziani, e comunque dotato di una sua poesia. Vladimir. Assolutamente sì. Sono quei personaggi che speriamo di non perdere mai, sono quei personaggi che ogni paese, appunto, come dicevo prima, custodisce. E però io ho paura che la disumanizzazione che c'è in atto possa ancor più emarginare questi personaggi, li possa far finire, quindi far finire quello che dicevi tu, la favola. D'altronde la vita, come diceva Calderon della Barca, è sogno, no? Se noi alla vita togliamo il sogno, finisce tutto. Se noi alla vita togliamo la favola, finisce tutto. Noi stiamo vivendo momenti terribili, l'umanità è sconvolta da questa pandemia, quindi se non restituiamo alla vita il concetto della favola, e della favola che deve essere vissuta come la si vive quando si è bambini, no? Senza quella malizia, con quella fantasia proprio espansa pura, e allora lì si riesce, secondo me, a vivere bene la vita. Se noi ci disumanizziamo, se noi cancelliamo tutto questo, siamo destinati veramente a un destino che è ancora peggiore della pandemia. Quindi lunga vita ai personaggi che abbiamo in tutti i paesi. Poi la Sicilia è ricchissima di questa biodiversità, no? Perché questi personaggi nascono e hanno, come dire, dietro di loro quasi un alone di mistero, no? E hanno quella simpatia che viene fuori in maniera naturale, no? Non è mai precostituita, premeditata, scontata.
ed è quella la bellezza della vita, appunto l'imprevedibilità di questi personaggi. Fra sul set, diciamo, c'erano anche però degli attori professionisti, fra questi appunto Francesco Russo, che ha accettato immediatamente, anzi è stato chiamato, possiamo dire, anche un po' all'ultimo minuto, ma è accorso in soccorso, fa anche rima, a Vladimir. Francesco. Ecco, sì. Io riesco a seguire molto poco quello che avete detto perché, diciamo, a un certo punto si blocca e quindi ho questo potere nefasto nei confronti della tecnologia. E quando c'è internet di mezzo c'è sempre qualcosa che si blocca, c'è sempre qualcosa che... venendo al punto, io sono stato onorato innanzitutto, ringrazio Vladimir per avermi chiamato, anche sì, all'ultimo momento, però... amo quando mi fa fare parte dei suoi progetti, delle sue fantasie, delle sue grandissime doti che ha straordinarie di saper raccontare. La capacità che ha avuto Vladimir di trasformare una canzone straordinaria, bellissima, che già di per sé comunica immagini, Vladimir l'ha fatto diventare veramente un cortometraggio, un film, perché ha lui questa capacità straordinaria di sapere dare immagini, sensazioni e saper appunto narrare con l'immagine. I personaggi che lui ha inserito nel cortometraggio, nel video che abbiamo visto, sono, come dire, fanno parte sempre della sua... del suo mondo, no? Del suo raccontare. E mi ha detto di fare uno scemo del paese, no? Avevo una scena da fare con i bambini che per motivi di orario non si era potuta fare bene. Detto questo, praticamente mi ha detto solo mettiti lì dove c'è il binario e fai. Ho detto, ma cosa? Fai. Ebbene, questa cosa succede sempre con Vladimir, che quando lui mi dice fai, io trovo un elemento. Questo elemento fu una sedia che era, non so, nascosta dietro l'angolo, non so, di un casellante. L'hai visto. E con Vladimir è sempre così, c'è sempre questa alchimia che gioca un po' con il caso, con gli insetti, con... cose veramente inaspettate, veramente magia. Infatti, Francesco, hai tirato fuori questa sedia con naturalezza, come se fosse stata posizionata lì da prima, appunto. Per caso, l'alchimia di cui dicevo sopra. Con lui ho girato Beniamino in Paradiso, Gli anni brevi, qualche episodio, e mi sono trovato benissimo. Lui è un autore straordinario, innanzitutto di libri e di scrittura, un vero maestro. Ogni tanto sì, abbiamo qualche blocco della diretta. Sì, vabbè, è naturale, ci sono io se c'è, certo, blocco. Ci sei tu, abbiamo capito, Francesco. Quindi sì, dicevi, sono diversi lavori appunto già fatti con Vladimir. Abbiamo collaborato anche con il mio carissimo amico e maestro Ignazio Coco, Angelo Pollino, qui c'è... Non ti sentiamo, Francesco. Mi sentite? Adesso sì, prova ad avvicinare comunque il microfono. Quindi dicevi, non lo mangiare, non funziona. Intanto leggiamo anche i messaggi che arrivano per te. Ciao Ciccio, un grande abbraccio da Giovanna Criscuolo che ci sta seguendo. Ciao Giovanna. Stavi dicendo appunto che sono diversi i lavori fatti con Vladimir, ma sul set c'erano anche altri due attori appunto. Sì, sono Angelo Pollini. È veramente un grande, una
grandissima persona che io ho avuto la fortuna di conoscere quest'anno. Questo cortometraggio ci ha un po' dato la possibilità di unirci, no? Anche a livello culturale, c'è a mio avviso solo da imparare. E poi con Ignazio Gogo, che è mio collega di teatro, con il quale condividiamo il palco da anni. Ero piccolino, io cominciai con Vladimir, Ignazio ed io spesso le sceneggiature le scrivevamo mentre si passeggiava a lungomare di riposto al porto, quando ancora allora si poteva entrare. E quindi, come dice Vladimir, abbiamo perso di nuovo Francesco Russo. Francesco? Allora, l'ultima parte ci manca. Stavi dicendo, come dice sempre Vladimir, come dice... La poesia è dietro l'angolo, bisogna solo acchiapparla, acciuffarla. L'artista, bisogna solo dice... vederla. Sì. L'artista, come dice Vladimir, si vede, si nota da come si alza dal letto, da come guarda fuori dalla finestra. Una frase che cita spesso Vladimir è questa, è una frase bellissima di Umberto Eco: vallo a dire a mia moglie che quando sono fuori dalla finestra sto lavorando, sto guardando fuori dalla finestra, sto lavorando. E il lavoro dell'artista lui lo sublima, lo esalta con una grande semplicità, senza grilli per la testa. Non è una persona che si vanta, eppure riesce a dare con veramente grande impatto, se fregandosene del consenso, una grande dote che ha lui, e andando oltre il consenso o no, arte, riesce a fare arte. Questo. Mario Gennaro è stato lì a captare questa sua particolarità, questa bella collaborazione che c'è tra la fotografia della bellissima canzone di Gennaro e l'arte visionaria e realistica con tempo di Vladimir di prima. Ecco. Forse ce l'abbiamo fatta a finire questo periodo, Francesco. Andiamo a Fiume Freddo, che è un set che anche grandissimi registi. Ho cantato Vittoria troppo presto. Mario Lizio, appunto, si parlava di Fiume Freddo come luogo che poi, come paese che poi rappresenta, ne può rappresentare tanti altri della Sicilia. Cioè, ma i luoghi di Fiume Freddo, ci sono dei luoghi effettivamente, degli scorci di Fiume Freddo particolarmente pieni di poesia. Personalmente penso che Via Carrettieri sia uno di quelli, appunto, forse da valorizzare maggiormente. Però ci sono tanti altri posti di Fiume Freddo, tanti altri posti del cuore che andrebbero magari, appunto, valorizzati maggiormente. Sì, Rita, ci sono tantissimi posti bellissimi a Fiume Freddo, molti sconosciuti, ma uno ad esempio su tutti è la riserva naturale, che non è valorizzata. Abbiamo il Castello degli Schiavi, che anche se non è pubblico, è privato, però è un posto conosciutissimo in tutto il mondo, ma valorizzato poco. Palazzo Corvaia, Diana, è un altro posto stupendo, valorizzato poco. Se vogliamo parlare di posti poco valorizzati, ma bellissimi, freddo, tantissimi. Poi abbiamo una bellissima veduta sull'Etna, l'ultima non meno a Piazza del Bacio, con la stele che richiude la nostra Etna all'interno di un cuore. È un altro posto bellissimo, realizzato non peraltro dal nostro architetto locale, che ci ha donato quest'opera, questa sua creazione, con una delle piazze col disegno visibile dal satellite, forse più grande d'Europa. Piazza Francesco Hayez. Come tu vedi, Piazza Francesco Hayez. Poi tu sai che ci dispiace, a causa di questo periodo, non aver dato il giusto risalto a questo evento, perché avevamo pensato di proiettarlo al cinema, però il Covid ce l'ha impedito. Come amministrazione e come te in prima persona c'eravamo impegnati a far sì che questo evento fosse pubblicizzato maggiormente, non
solo su una diretta sì. streaming. E beh, diciamo che possiamo, ci ripromettiamo ecco, di farlo magari in futuro insieme a, all'altro video, appunto avevamo pensato, insieme all'altro video documentario di cui parlavi prima, no? Sì, sì, infatti dicevo anche l'altro video a maggior ragione valorizza tutti questi punti che ho citato prima e li mette in risalto. Per la loro bellezza li risalta in modo stupendo e valorizza questo territorio che secondo me è veramente valorizzato poco. Bene, allora prima di collegarci con gli altri protagonisti, perché appunto adesso avremo poi dei, speriamo, rapidi collegamenti, videocollegamenti, se tutto funziona, con i più piccoli, appunto, i protagonisti più piccoli del videoclip, torniamo appunto da Francesco Russo. Francesco Russo, tu da dove sei collegato? Questo per capire. In Belgio in questo momento, ah. Sono alla camera accanto. Ah, sei in Belgio anche tu? È qua vicino a me, ma non lo dico. Ah, perché... Ho capito. Però siamo in due stanze separate, praticamente. Parlavi di Francesco di lavori. Sì. Parlavi di Francesco di lavori appunto già fatti con Vladimir, ma hai in programma invece nuovi lavori? È bloccato. Rita, scusa, mi dispiace per lui perché si blocca, però è troppo forte quando si blocca. Cioè. Perché non ti capisce se lo capisci, se è vero, si blocca vero. No, si blocca davvero la diretta. Già, va a carbone il computer, purtroppo ha questa... Marco, spava! Francesco, dicevamo, ci sono dei lavori in cantiere? No, non sento, non vedo. Non sento. Ora sì. Vabbè, ora sì. Andiamo a Vladimir. Facciamo un altro commento appunto sul video, sulla valorizzazione, come dicevamo prima con l'assessore, anche del territorio attraverso gli audiovisivi. Questo potrebbe essere un buon veicolo anche di promozione territoriale. Sì, secondo me sono uno strumento straordinario per far conoscere un territorio. E volevo intanto comunque ringraziare Ciccio per le belle parole che ogni volta spende nei miei confronti e devo anche ringraziare, adesso non è collegato con noi, ma è una persona estremamente importante e che è Alfio Vecchio, che ci ha collaborato in maniera... Sì. Straordinaria, fantastica la realizzazione di questo video e poi dobbiamo ricordare anche l'attrice che ha preso parte cioè la bambina che da grande che è Deborah Scuderi, una bravissima attrice, e poi Ignazio Coco faceva riferimento a Francesco e anche Angelo Pollino e tutti quelli che hanno partecipato. E volevo dire appunto, gli audiovisivi sono uno strumento, un veicolo straordinario per la promozione del territorio e secondo me appunto bisognerebbe, le amministrazioni locali e anche gli enti superiori dovrebbero investire di più appunto nella diffusione di audiovisivi che raccontino in maniera efficace il territorio, perché oggi passa tutto attraverso l'immagine, più che la scrittura, attraverso l'immagine. E quindi rendere un buon servizio al proprio paese, al proprio territorio, è un ritorno economico, secondo me, non indifferente. Noi in Sicilia, lo diciamo sempre, potremmo vivere benissimo soltanto di turismo, perché abbiamo una collocazione all'interno del Mediterraneo che forse è unica e dovremmo sfruttare secondo me queste caratteristiche territoriali. Noi, dicevo, nel nostro piccolo abbiamo provato a far vedere quello che è di bello tra le tante cose che però ci sono, cose brutte che ci sono comunque, no? Dico il bello c'è, esiste, e noi abbiamo provato a farlo vedere. Quindi è un'esperienza, ripeto, molto bella, è stata un'esperienza emozionante e io sono curioso adesso di sentire invece i più piccoli,
quelli che sono stati i protagonisti di questo video. Vorrei capire che tipo di emozione hanno provato rivedendosi, e questa è una domanda che io farò loro fra poco, quando si collegheranno. Noi in effetti, Vladimir e Gennaro, poi vi ritroveremo alla fine del blocco dei bambini, quindi glielo chiedo io per te, perché chiaramente abbiamo un limite, non possiamo stare tutti connessi insieme. E, invece, vediamo così, prendiamo qualche altro messaggio intanto arrivato in diretta. Sono tantissimi, ma Rosita Cascio che dice: bellissimo testo, è stupendo il risultato di tanto lavoro, ritornare indietro nel tempo nel rivedere i veri giochi genuini dei bambini e la quotidianità delle famiglie è veramente emozionante. Grazie per averci coinvolto in questa esperienza. Appunto, una delle mamme, insomma, uno dei genitori dei bambini coinvolti. Maria Grazia Sicari dice: ciao Gennaro, sono Giovanni, l'aver conosciuto la tua spensieratezza da ragazzo e il tuo spirito artistico da grandi mi rende orgoglioso della nostra amicizia, sei ambasciatore della nostra terra ovunque. E tu non sei convinto, Gennaro, lo so. No, non è che sono convinto, sono toccato da queste parole di affetto, tanti amici che mi stanno scrivendo nel frattempo e... Voglio dire, è sempre molto bello, no? Ricevere il calore delle persone che ti vogliono bene, dimostrare anche, bisogna sempre dimostrare il bene. A proposito, ora ritroveremo appunto i protagonisti, poi abbiamo qualche videomessaggio anche di chi non può essere questa sera in videocollegamento con noi, ma ricordiamo, abbiamo parlato di bambini, ricordiamo anche appunto gli altri che hanno collaborato al video, soprattutto appunto i più grandi che hanno collaborato, che si sono messi a disposizione, anzi hanno messo a disposizione anche le proprie case. Qual è la domanda? Non ho capito, scusa. La domanda era: salutiamo anche appunto gli altri protagonisti del video. Ovviamente, volevo dire. Ah, citandoli. Guarda, io ho una memoria veramente, guarda, terribile, cioè non mi ricordo nulla. Per cui non mi metto in difficoltà con questa domanda, scherzo. Ma no, veramente, io non ho avuto una memoria, non mi ricordo, diciamo, spesso i nomi, anche perché dove siamo stati, noi conoscevamo le famiglie, quindi ci presentavamo, diciamo, domandavamo del nome di famiglia, senza sapere poi che le persone, diciamo, avevano i loro propri nomi, diciamo, da... Salutiamo genericamente queste famiglie. Sì, salutiamo, diciamo, tutte le persone che ci hanno accolto, con molta amicizia e molta disponibilità. Salutiamo la famiglia, tutte. Più specifico, la famiglia Faranda e poi... La famiglia Faranda e la famiglia Fichera, che sono le due proprietarie, diciamo, delle case che si vedono nel film. Una è famosissima, non so quanti la conoscono, ma è quella quando si scende a mare, praticamente all'incrocio, diciamo, per la strada del mare, è quella proprio che c'è sulla sinistra, dove c'è quello che vende le cipolle ogni tanto, quella casa lì. Quella grande corte, che non tutti sanno, è che quella casa, che io l'ho scoperto quel giorno da Teleprese, è stata costruita almeno 40 anni prima del Castello degli Schiavi. Quindi è praticamente una casa antichissima, era forse lì prima di tutto. All'interno è ancora intatta, praticamente la signora nel corso degli anni non ha cambiato quasi nulla, per cui questa casa è veramente rappresentativa di una vita che si faceva una volta e che in quella casa il tempo si è fermato. Non so se si riesce veramente a percepire con le immagini quello che volevamo fare con Vladimir, era proprio restituire questa vita, diciamo, quotidiana. L'altra casa invece è situata vicino al passaggio di livello, sulla sinistra, è una casa molto bella, abitata proprio dalla signora, dalla famiglia Fichera. Adesso la madre, sinceramente, mi dispiace, ma non mi ricordo il nome della signora. E ovviamente quella corte è meravigliosa. E mio padre, che dopo vedremo, che ha partecipato al video con un immenso piacere da parte mia, veramente, che fra l'altro era 25 anni che non mangiava una granita. Per cui in quell'occasione ha, diciamo, anche mangiato una granita ed era contentissimo, come essere felici con delle piccole cose.
Mio padre mi racconta che proprio in quella casa ci sono proprio gli impatti dei proiettili che si sono esplosi durante la seconda guerra mondiale. E se si vede, proprio si vedono proprio tutti i fori dei proiettili. Sono piccole chicche, piccole cose che sarebbe bene che ogni fiume freddese conoscesse, secondo me. Esattamente. Sì. Francesco Russo, riproviamo a tornare in chiusura da te. In chiusura di questo blocco, chiaramente. Ci senti? Ti sei spostato, hai cambiato intanto location. Però niente. Volevo ritentare a chiederti questi progetti in cantiere, questi lavori in cantiere. Sì. I progetti a cui sto lavorando in questo momento sono uno spettacolo quest'estate che spero si faccia se tutto torna alla normalità o alla pseudo normalità. Un po' di vittoria, dato che si poteva recitare all'esterno e quindi il distanziamento poteva essere rispettato, così come tutte le regole anti-Covid. Sto lavorando un progetto su un testo che sto scrivendo in questi giorni su Ulisse e Polifemo, in una chiave molto particolare. E poi sto dipingendo, è un periodo che dipingo, che faccio riproduzione di Caravaggio, di Raffaello e quant'altro mi commissionano questo, perché dipingo oltre a recitare. Non so fare bene né l'uno né l'altro, però insomma ci provo. E con Vladimir, no, in futuro, diciamo, il futuro è ancora incerto, però sempre so che gli piace la mia collaborazione, io mi trovo a lavorare con lui benissimo, quindi spero che comunque altri lavori, spero di esserci, ecco. Questo è tutto. E sicuramente sarà così. E quindi abbiamo scoperto anche quest'altra anima di Francesco Russo, non sapevo, quindi proprio un uomo d'arte a 360 gradi. Bene, io ringrazio tutti e quattro per essere stati con noi. Con Gennaro e Vladimir ci ritroviamo dopo. Ringrazio Mario Lizzo, assessore di Fiume Freddo di Sicilia, anche per aver rappresentato l'amministrazione comunale e Fiume Freddo di Sicilia. Ringrazio Francesco Russo, che nonostante le difficoltà tecniche, insomma, della tecnologia, comunque è stato con noi. E grazie anche appunto per averci regalato quei quadri bellissimi all'interno del video. Noi adesso vediamo dei saluti, dei videomessaggi appunto di chi ha collaborato al video ma non può essere in videocollegamento. Io ho avuto un bellissimo ricordo di quando ero ragazzino, che i ragazzi da loro che c'erano tanti giochi, giocavamo a cucella, giocavamo con, noi li chiamavamo zuppetto, caciottolo, che si trava pazzo e si faceva. Poi c'erano tanti giochi, c'era un gioco di amazzola, c'erano tutti i giochi antichi, che allora cara, ora non sono solo più, i ragazzi hanno un computer, hanno la smart, hanno tutte queste cose. Però i seduzioni antiche sono più bellissimi di loro. Intanto, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la mia esperienza all'interno di questo video, devo dire che sono rimasto particolarmente soddisfatto, principalmente perché, nonostante il video duri giusto una manciata di minuti, abbiamo potuto comprendere l'arduo lavoro che c'è dietro qualsiasi tipo di registrazione, da un film, da uno spot pubblicitario, al video di una canzone come questo. Perciò ringrazio la professionalità dei due registi, ovvero Vladimir e Alfio, che attraverso il loro lavoro ci hanno potuto far comprendere quanto realmente sia lungo, spesso anche ripetitivo, questo tipo di lavoro. Un'esperienza che vale solo per il divertimento che un po' tutti, penso, all'interno del set abbiamo avuto. Ci siamo divertiti, abbiamo scherzato, ci siamo conosciuti in molti casi, e penso che questo valga più di tutto il resto.
Penso che sia un mito fantastico e che faccia da degna cornice a una canzone che ritengo altrettanto bella. Buon ascolto e buona visione. Saluti. Ciao a tutti, sono Ennio e volevo ringraziare innanzitutto Rita Padanè per avermi dato l'opportunità di poter condividere con voi quella che è stata la mia esperienza all'interno del contesto della realizzazione del nuovo video di Gennaro Miano. Un'esperienza, devo dire, molto significativa, emozionante, anche perché grazie alle riprese del video abbiamo riscoperto quelli che sono i luoghi simbolo, storici comunque del nostro paese, che è Fiume Freddo di Sicilia, e abbiamo riscoperto dei valori fondamentali che sono ad esempio quelli del sapersi divertire, del saper giocare insieme agli altri. Questi valori li abbiamo scoperti grazie all'abile lavoro e al fondamentale lavoro dei bambini. Inoltre per me è stata un'esperienza significativa perché per la prima volta ho portato un furgone, quindi ringrazio Gennaro Miano per la fiducia, la produzione, la regia, e ringrazio in modo particolare il mio amico Vito Mazza che mi ha coinvolto all'interno di questo video. E questi erano appunto Vito Miano, che è il papà di Gennaro Miano, tra gli attori, insomma, del videoclip, e poi c'erano Vito Mazza ed Ennio Cuppone, che sono due giovani che hanno aiutato soprattutto nel dietro le quinte. Gennaro. Sì, sì, è stato l'aiuto di Vito e di Ennio è stato fondamentale, perché hanno fatto tantissime cose a supporto logistiche, quindi si sono sbattuti per due giorni, veramente senza si sono spesi tantissimo. Per quanto mio padre, cosa vuoi dire? Parlare di mio padre è difficile, perché lui, io lo definisco in una sola parola, mio padre è un totem, è una memoria storica di Fiume Freddo attualmente. Chiunque volesse sapere, diciamo, le sue origini, il suo albero genealogico, può tranquillamente chiedere a mio padre, vi farà un piacere di rispondervi, diciamo, decantandovi tutto l'albero genealogico fino alle 3-4 generazioni. Per cui lui è veramente un valore, cioè non perché è mio padre, però è veramente un valore del nostro paese. E io, gli anziani, penso che bisogna ascoltarli. Non è vero come dicono adesso, tanto muoiono gli anziani, chi se ne frega, gli anziani sono il patrimonio, sono la memoria, custodiscono i valori e sono importantissimi, gli anziani vanno ascoltati tantissimo, perché hanno tantissime storie da raccontare, aneddoti, hanno l'esperienza, sono loro che ce l'hanno fatta. Per cui questo mi sento di dire per relazione a mio padre, si è divertito tantissimo al video, a girare il video, questo ovviamente mi fa molto piacere. Noi intanto salutiamo Francesco Russo, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo e tanti auguri per i lavori futuri. Salutiamo Mario Lizio. Ciao a tutti, grazie. Ciao Mario. E invece diamo il benvenuto alla maestra Graziella Sgroi. Dovrebbe essere già in videocollegamento. Buonasera. Salve, buonasera. Che poi è anche mia zia, insomma. Sappiamo, per cui non dire che dico buonasera. Ciao zia. Allora, Graziella Sgroi appunto è una maestra di Fiume Freddo, da tanti anni peraltro insegna a diverse generazioni di bambini a Fiume Freddo. E a lei abbiamo chiesto aiuto perché quando è stato girato, insomma, il video in piena estate, peraltro tutto è stato fatto veramente in pochi giorni, cioè le riprese sono durate due giorni, ma l'organizzazione, insomma, non c'è stata un'organizzazione pregressa lunga, perché Gennaro appunto si trovava qui per pochi giorni, era sceso insomma dal Belgio per pochi giorni, quindi i bambini, per trovare appunto i bambini, abbiamo attinto appunto alla maestra Sgroi. E abbiamo chiesto a lei per che si è insomma prestata e soprattutto perché ha reputato comunque questa esperienza anche formativa dal punto di vista educativo. Sì.
c'è un ritorno. Allora, buonasera a tutti. Io non ho parlato prima perché c'è una, sono delle voci che si accavallano, quindi ho atteso che ci fosse silenzio. E intanto saluto tutti quanti, sì, sicuramente, c'è un ritorno, sì, di voci che si accavallano purtroppo da un bel po'. Cosa posso dire adesso? Non saprei. Io dico soltanto che in quei giorni, in quei giorni di luglio, in quei giorni... Allora, devi abbassare il tuo volume, quindi il volume del tuo computer, perché è quello che crea poi il ritorno. Adesso? Adesso va meglio? Oh? No, lo sentiamo. Un po'. Un po'? Allora, proviamoci. Proviamo a parlare. Sto dicendo in quei giorni abbastanza caldi di luglio, dopo tutto quello che c'è stato a scuola, lockdown, eccetera, eccetera, mi arriva questa telefonata di mia nipote, che ogni tanto noi abbiamo questa corrispondenza, e ci chiediamo delle cose a vicenda, e mi chiede di, fra virgolette, procurare dei bimbi per una cosa, per una bella iniziativa. Chiaramente io lì per lì ho detto, ma insomma, fra me e me, ho pensato, insomma, Rita, questo caldo, finalmente siamo in vacanza. Però poi, anche se sono un'impulsiva, poi dopo io ci rifletto, mi viene proprio difficile parlare. Dopo ci rifletto e ho pensato che sì, in effetti poteva essere una bellissima esperienza questa, nonostante le difficoltà. E la difficoltà principale per me era quella di far capire subito questo messaggio bene ai bambini e alle mamme, perché già avendo esperienza di recite, per cui devi stare sempre attento, no? Finché tutti i bambini siano contenti, siano soddisfatti, io sono sempre una fautrice, cioè, del fatto che tutti i bambini in una recita devono partecipare anche con una sola frase, mi viene difficilissimo scegliere. E quindi ho chiesto a tutti i maschietti chi voleva partecipare, sperando in cuor mio magari che non me la venissero tutti quanti. Poi c'è stata una buona partecipazione, allora quello a cui ho tenuto tanto era quello di far capire loro che qualora non fossero stati scelti non dovevano per questo sentirsi, come dire, scartati, perché questa è la vita, ognuno di noi vuol fare delle cose, vuol fare delle esperienze, però non è detto che queste cose poi ci riescano. E quindi se magari non sa, chi non sarebbe poi, come dire, non avrebbe potuto partecipare, non doveva sentirsi inferiore ad un altro, non era perché magari non era abbastanza bello, abbastanza bravo, ma semplicemente perché al regista o all'autore non serviva, che ne so, non serviva quell'altezza o quei capelli biondi piuttosto che con gli occhi blu, ecco. E diciamo che questo messaggio è stato recepito alla grande, perché tutti i bambini sono stati contentissimi, poi per fortuna sono stati tutti presi i maschietti. L'altra cosa bella è stata per le femminucce, perché era stata chiesta una bambina, per cui io in base a diciamo, quello che avevo capito ho chiesto a una bimba di partecipare. Poi il regista ha chiesto altre tre bambine e si sono aggiunte altre tre bimbe. Ho chiesto a queste bambine in base ai canoni, insomma, che avevo capito che potevano interessare, le particolarità, e ho chiesto a queste tre bambine. E poi la cosa stupenda è stata che qualcuno mi ha raccontato un episodio bellissimo di amicizia fra le mie due alunne, per cui la bimba che fra virgolette era quella tipo prescelta per interpretare la parte, diciamo, principale, e parlavo con un'altra amichetta che invece poi era stata al solito fra virgolette prescelta al suo posto, e lei con una grande sincerità ha detto: guarda, io non me la prendo, io ti voglio bene, tu sei la mia amica, comunque noi stiamo bene assieme, non ha importanza. E questo ci fa capire appunto come i bambini poi alla fine abbiano delle capacità, delle consapevolezze insospettate e forse insospettabili. E quindi questo mi ha riempito veramente di orgoglio. Sono orgogliosa di essere un'insegnante, di avere bambini così consapevoli, così maturi, e poi vederli in questo video, ma in quelle scene, mangiare una pizza, giocare a pallone, è stato, sì, come dire, un ritorno al passato, ma nello stesso tempo veramente un'esplosione di vita. E quindi questa cosa mi rende molto contenta e molto orgogliosa, e faccio i miei complimenti a tutti quanti.
spero che si sia sentito un po' la voce quello che ho detto, perché ci sono, almeno io sento un po' delle difficoltà, speriamo che voi non li sentiate. Abbassando l'audio, abbassando il volume è meglio, anzi se lo abbassi un altro pochino si sentiamo ancora meglio. E infatti tutti quanti i bambini sono stati bravissimi, ma soprattutto hanno recitato, ecco, con una naturalezza, recitato, interpretato, peraltro hanno interpretato, questo lo diremo dopo, una delle scene, perché la canzone ancora non l'avevano ascoltata. E sono stati tutti quanti effettivamente bravi, sembrava appunto che già avessero avuto esperienze precedenti attoriali. Intanto arrivano tanti messaggi anche di apprezzamento per te, ne leggiamo uno soltanto per tutti. Vera Giuseppe Costanzo Zammataro scrove: Fiume Freddo vanta delle insegnanti fantastiche, tra cui la Sgroi. A loro dobbiamo tanto, perché il loro essere speciale lo dobbiamo a loro. Un grazie di cuore. E quindi poi in rappresentanza poi di questa categoria di insegnanti che vivono un momento complicato, un'epoca complicata in questo momento. Non lo so se mi senti. Forse non mi senti. Intanto andiamo quindi a conoscere finalmente i bambini, e quindi iniziamo con il primo blocco di bambini: Andrea Costanzo, Riccardo Abate, Brian Geloso e Matteo Patti. Ciao a tutti, finalmente ci vediamo. Ci siamo visti quest'estate, ora ci vediamo così. Mi sentite? Sì. Ah, ok, eravate in silenzio. Ok. Allora, Andrea, partiamo da te. Allora, Andrea, a te chiediamo qual è stato il momento più interessante di questa esperienza per te. Secondo me sono tutti i momenti sono stati interessanti. Mi è piaciuto molto immedesimarmi nel passato e guardare come le persone una volta giocavano, passavano la loro vita, eccetera. Ringrazio la maestra Graziella per avermi fatto fare questa esperienza. Grazie, Andrea. E in effetti, appunto, abbiamo visto che oltre, insomma, a conoscere, a scoprire altri luoghi di Fiume Freddo, i bambini hanno anche scoperto dei giochi che non conoscevano. Andiamo a chiedere invece a Riccardo se prima di questa esperienza effettivamente conoscesse tutti quanti i luoghi del paese dove avete girato le scene, oppure, insomma, ne hai conosciuto qualcuno nuovo. Intanto ciao a tutti, li conoscevo solo di vista, ma con questo video ho avuto la possibilità di visitarli meglio, ecco. È stato molto bello. Grazie Riccardo. Brian, durante le riprese, Brian, te chiediamo se hai avuto modo di fare più amicizia con qualcuno degli altri bambini. Secondo me no, perché già ci conoscevamo, però grazie a questa esperienza li ho potuti conoscere meglio. E ringrazio sia Vladimir che mi ha preso per fare questa ripresa, questo video, e anche alla maestra Graziella che l'ha detto sul gruppo per informarci, per sapere se volevamo partecipare o no. Insomma, vi è piaciuto fare questa esperienza, questo l'abbiamo capito. Matteo Patti. Matteo, prima di questa esperienza già conoscevi Gennaro Miano, conoscevi appunto il cantautore, magari ne avevi sentito parlare oppure no? Io all'inizio non lo conoscevo, ma poi ho sentito parlare dai miei genitori, dai miei zii, e poi guardavo anche i videoclip su YouTube di lui. Ah, quindi già lo seguivi, Matteo? Sì.
Com'è stato per te interpretare queste scene? È stato molto bello perché ho visto luoghi del paese, del mio paese, che non avevo mai visto. È stato anche un po' faticoso perché diciamo che in quei 2 giorni c'erano praticamente 40, 42, 43 gradi all'incirca. Però il caldo voi non l'avete sentito? No. No. Bene. Allora, noi ringraziamo Andrea, Riccardo, Brian e Matteo. Vi ringrazio appunto anche a nome chiaramente di Gennaro, di Vladimir e di tutto lo staff. Grazie per essere stati e salutiamo soprattutto anche i genitori che vi hanno, cioè potevano anche farsi vedere comunque. Ne approfittiamo per ringraziare i genitori che sono stati disponibilissimi e vi hanno seguito anche durante gli spostamenti, genitori e parenti. Li salutiamo, non si affaccia nessuno, va bene. Grazie bambini, ci vediamo. Ciao. Ci vedremo. Ciao. Ah, ecco, questo è la parte di Riccardo Abbate. Ciao e grazie. Ciao. Andiamo all'altro blocco. Allora, adesso dovremo avere in collegamento altri bambini che sono Manuel Allegra, Flavio Forzisi, Antonino Laspina ed Eleonor Fichera. Intanto che loro si collegano, no, ci sono tutti forse già. Quasi tutti, li abbiamo quasi tutti. Allora, intanto partiamo da Eleonore, che è una delle bambine del video, che erano comunque di meno rispetto appunto ai maschietti. Eleonore, tu insomma hai capito sostanzialmente che cosa racconta questa storia? Sì, il regista racconta la nostalgia della sua infanzia, quando i bambini giocavano nei vicoli, nelle stradine e nei campi da calcio, invece ora non sanno più giocare. E inoltre il regista racconta della sua infanzia, da quando da piccolo si era innamorato di una bambina, che poi però è partita e che il regista rivedrà in futuro. Perfetto. E tu chi eri nel video? Una persona comune, perché il protagonista era la mia migliore amica Clara. Vabbè, abbiamo detto che siete stati un po' tutti protagonisti. Tu eri tra le amiche, insomma, del gruppetto di amiche che seguiva, giocava con gli altri bambini. Antonino Laspina, a te chiediamo se, per esempio, abbiamo detto che avete conosciuto anche giochi nuovi, prima di questa esperienza avevi mai visto ad esempio giocare alla quadrella? Cioè quella scena bellissima appunto in via Carrettieri, qualcuno non ci aveva mai giocato, tu ci avevi giocato? Io sì, ci avevo giocato, e la prima volta che ci avevo giocato è stato con mia sorella. Ha disegnato su una strada di campagna perché c'era la strada chiusa e ha disegnato con un sasso la tabella, la quadrella. E poi ha preso un altro sasso e ci giocavamo. E quindi è stato bello comunque giocare in questi giorni, c'è anche la scena della partita di calcetto, vi siete divertiti particolarmente? Antonino, sempre a te lo chiedo. È stato molto bello, soprattutto perché io a calcio non ci avevo penso quasi mai giocato. Addirittura, quindi. Allora, poi che abbiamo in collegamento, non vedo, Manuel Allegra. Abbiamo detto appunto adesso che c'è stata un'altra delle scene topiche del video, è la partita di calcio. È uno sport che tu prediligi, oppure ti piace qualche altro sport, oppure ti è piaciuta una scena in particolare del video?
Io mi sono divertita a giocare a calcio, però lo sport che preferisco di più è il basket. Infatti, quando la palestra poi riaprirà, potrò giocarci di nuovo. Quindi tu giochi a basket, Manuel? Sì. E fra le scene che ti sono piaciute di più? La scena che mi è piaciuta di più è stata l'ultima. Di più. L'ultima, aspetta, raccontacela, ricordacela. Quando c'era la ragazza che gli piaceva cerchiamo suggerimenti. Vabbè, l'ultima scena ti è piaciuta di più, abbiamo capito, va bene. Va bene, intanto doveva esserci collegato un altro dei protagonisti che forse in questo momento non riesce, lo ritroveremo tra poco. A Graziella Sgroi chiediamo se vuole fare un commento, se ci sente. Devi attivare il microfono, non ti sentiamo. Dico, okay, mi sentite? Ora sì, sentite? Ora sì. Ora sì. Okay. Avrei molte cose da dire, non riesco a concentrarmi, anche poco fa non so che cosa ho detto perché non mi sentivo e sentivo voi, quindi è un po' peggio che essere a scuola stasera, devo dire. Niente, il commento è che li vedo i miei alunni molto cresciuti, li ho visti molto cresciuti già all'inizio di quest'anno, e sicuramente i bambini che hanno partecipato hanno sicuramente quel tocco, qualcosa, diciamo, una consapevolezza maggiore, perché queste esperienze fanno parte, cioè fanno crescere, e quindi una maturità, una consapevolezza in più. Sembrano piccole cose, ma in realtà questi due giorni, questo tour de force, in realtà hanno dato tanto a questi bambini. Loro concretamente hanno fatto l'esperienza di che significa, che ne so, che significa recitare, insomma, interpretare, che significa andare in giro ore e ore con i compagni, e capire che cos'è un regista, che cos'è una segretaria di produzione, capire che dietro una scena minima c'è tanto, tanto lavoro di preparazione. E quindi non saprei adesso, perché non riesco bene a concentrarmi quello, certo, che devo dire. Hanno capito. Però un po' meglio il anche lavoro. Due o tre giorni così intensi, ovviamente, hanno dato loro tantissimo, ma anche a livello di amicizia, di unione fra di loro, di scoperta di cose passate, di una certa poesia, no? Vivendo assieme compagni, nonostante il grande caldo, e l'affiatamento maggiore anche fra queste mamme, è stato tante ore assieme, perché magari sì, 5 minuti dal cancello, va bene, però io penso che anche l'amicizia fra alcune mamme si sia rinsaldata, cioè non è che non fosse già abbastanza salda, si sia ulteriormente fortificata. E li ho visti molto cresciuti, molto più consapevoli, perché queste sono sicuramente esperienze che danno tanto a chi le fa, a chi le vede, c'è sempre un ritorno. La fatica, il lavoro, dico sempre, anche come a scuola, no? Faticoso, tra virgolette, perché c'era tanto caldo e tanto impegno per i genitori, però anche l'impegno, la fatica, poi c'è sempre il ritorno, c'è sempre una ricompensa. Esattamente. Consapevolezza, tutto quanto. Magari facendo questa esperienza, a chi è venuto voglia di poter pensare ad un futuro da attore. Vero? Flavio. Aspetta, dobbiamo rimettere l'audio, non ti sentiamo. Ok, Flavio. Ah, okay. Perciò tu, facendo questa esperienza, hai pensato ad, sì, diciamo, a prendere la strada della recitazione. Anche già da prima mi piaceva già questa cosa, perché infatti quando tipo facevo le recite al campo estivo, mi ricordavo che quando gli altri si scordavano delle battute, sempre io sottovoce le dicevo a volte, e dicevano: bravo Flavio che si è ricordato le battute. E poi
cioè, tipo, quando guardo dei film, vedo sempre, dico che belle queste cose, ma perché non posso esserci anch'io in queste cose? Quindi mi è piaciuto. Bene, quindi insomma, passata questa emergenza, magari inizierai un corso appunto di recitazione. Noi te lo auguriamo, perché comunque il teatro, la recitazione sono profondamente formative. Flavio, sei con Paola, tua madre, che peraltro l'abbiamo vista insieme a Domenica Dallura comparire anche nel videoclip, proprio interpretare il ruolo di mamma. E Paola, dobbiamo anche il montaggio di un video di backstage che un po' raccoglie i momenti salienti, le tante foto e video che abbiamo fatto appunto durante le riprese e che adesso vediamo perché veramente sono stati momenti emozionanti. Situazione critica. Ci siamo, ci siamo! Allora, questo era un altro video di un altro momento del backstage particolarmente divertente, faticoso per Vladimir, che riprendeva appunto la scena, diciamo, del giro in Vespa. Noi invece adesso vediamo il video di backstage e io prima del video saluto appunto il secondo blocco di bambini. E quindi Antonino La Spina, Manuel Flavio ed Elenoir. Vediamo il video e poi ci ritroviamo con l'ultimo blocco di bambini. Thank you.
la figlia del Robin. Signore, ci fa un saluto. Ci fa un saluto. Sì, tutti. Un saluto. Io vi ringrazio tutti. Noi ringraziamo lei, noi ringraziamo lei per la disponibilità. Lei che ha di bisogno subito di bisogno. E ognuno. Grazie. La vita che ho bisogno, certo. Quando guarda la buona passione, bravo. La buona azione che si utilizza, si fa, è la cosa più bella che c'è. Grazie, grazie di cuore. Sì. Grazie di cuore. Glielo dico con tutto il cuore. Per aver regalato ai nostri figli le due giornate più fantastiche della nostra vita. Questa è la frase con la quale hanno esordito al loro rientro a casa. La felicità, l'entusiasmo e la gioia di questi due giorni è stata sia per loro sia per voi, ma anche per noi genitori, il più bel risultato di questa meravigliosa avventura. Grazie, siete a dir poco fantastici. E noi ringraziamo invece tutti i genitori, tutti i bambini, ringraziamo te Paola che hai realizzato questo video e ti sei insomma prodigata per la realizzazione di questo video amatoriale. Grazie. Grazie, ciao, ciao Flavio e ciao Paola. Andiamo con l'altro blocco di bambini, troviamo in collegamento Clara Sciacca, Matteo Santoro, grazie Rizzo e Andrea Monaco con Alfio Monaco. Ciao a tutti. Ciao. 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 Abbiamo fatto fare un po' le ore piccole, ma erano veramente tante le persone collegate questa sera. Allora, Clara, diciamo, cioè, raccontami cosa raccontava il tuo personaggio. Il mio personaggio interpreta la protagonista che da bambina giocando scopre di essere innamorata, poi è costretta di partire con i suoi genitori e quindi deve lasciare tutti la sua terra. Ringrazio gli organizzatori per la bella esperienza fatta. Ti sei divertita, Clara? Sì, moltissimo. Bene, Matteo, Matteo Santoro, invece, a te chiediamo se hai capito un po' in che cosa consiste il lavoro del regista. Intanto buonasera a tutti. Comunque, secondo me il regista si occupa della realizzazione di un film o di un video, come nel nostro caso, in tutte le sue fasi. Lui infatti sceglie e guida gli attori, sceglie le inquadrature, la scenografia, i costumi, i luoghi dove girare le scene e alla fine poi sceglie le scene
migliori e le monta per creare un film. Bravissimo Matteo, ma potrebbe essere una professione che ti interesserebbe fare da grande? Un po' sì. Dicono, lo devi dire per forza, così chiedevamo. Grazie Matteo. Invece, Grazia, facciamo una domanda un pochino più scomoda. Se durante le riprese ti è magari balenato in mente qualche volta di abbandonare la scena? No, non mi è mai venuto in mente perché alla fine, anche se c'è stato caldo, è stato tutto bellissimo. È stata anche una nuova esperienza. E quindi ti è piaciuta, insomma, farla? Sì, non mi è mai venuto in mente di smettere. Non ti è mai pesato. Andrea Monaco e Alfio Monaco, troviamo due in uno in questo caso, che tutti e due appunto hanno preso parte alle riprese del video. E Andrea, tu sei, che gli altri bambini erano tutti parte di uno stesso plesso scolastico, tu però ti sei integrato da subito nel gruppo. Io qualcuno già lo conoscevo perché o per il catechismo o per la palestra o per la piazza qualcuno già l'avevo già incontrato e conosciuto, ma comunque a me viene facile comunque integrarmi nella società. E quindi insomma comunque è stata una bella esperienza positiva per te? Sì, abbastanza. C'è una delle figure che lavorano sul set che ti interessa particolarmente? Il regista. Il regista, quindi tu sei quello che forse da grande potrebbe fare il regista. Ad Alfio Monaco invece, che papà ovviamente di Andrea Monaco, chiediamo qual è l'aspetto magari importante dal suo punto di vista di un video. Abbiamo parlato della valorizzazione del territorio tramite gli audiovisivi e peraltro lei fa parte anche del direttivo della Proloco, quindi questo è stato anche un modo di valorizzare il nostro paese. Sì, io ho preso parte a questo video per la fraterna amicizia con l'autore della canzone cui fa da conduttore, diciamo, questo video, cioè da dire Gennaro Miano, che è una persona splendida che merita la collaborazione da parte di tutti. È ovvio che Gennaro, ripercorrendo i luoghi della sua infanzia, ha direttamente o indirettamente anche valorizzato il nostro territorio, e questa è una operazione sicuramente che mi trova concorde. Io in altro ambito, come dicevi tu, con la Proloco, provo a farlo pure. In questo caso, a titolo strettamente personale, in amicizia con Gennaro, ho contribuito per quel poco che potevo alla realizzazione di questo video e sono orgoglioso di averne fatto parte. C'è un momento che secondo lei è stato particolarmente bello anche per i piccoli protagonisti? Sì, il momento della partita di pallone, che è quello a cui ho preso parte, diciamo, facendo le parti dell'arbitro, è stato un momento vissuto già con molta allegria e con molta solidarietà anche fra i bambini. Tra l'altro è molto bello, a distanza di qualche mese, vedere, quasi con nostalgia, una serie di persone, bambini e altri, che potevano ancora giocare senza mascherina. E questo in un periodo così triste per il nostro territorio, per l'Italia tutta, è sicuramente anche un monito e un momento di speranza per il prossimo futuro, perché si possa tornare ad avere i bambini nelle piazze, i bambini nei campetti a giocare come gioiosamente hanno fatto in quella circostanza. Infatti in questo momento in cui tutti ci troviamo di fronte a uno schermo, anche per quanto riguarda appunto la didattica, perlomeno Fiume Freddo al momento è così, chiaramente sentiamo tutti il bisogno invece di speriamo tornare al più presto in presenza. Io ringrazio quindi Clara Sciacca, Matteo Santoro, Grazia Rizzo, Andrea Monaco e Alfio Monaco. Grazie. Buona serata.
Grazie a lei, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Andiamo rapidamente all'ultimo blocco di bambini, che sono Matteo Borzì, Cristian Liberatore e Maria Ligrizzi. E Claudio Mascali, no, ho sbagliato. Quindi Matteo Borzì, Cristian Liberatore, Claudio Mascali e Maria Ligrizzi. Allora, ci siamo? Sì. No, gli altri ne mancano due. Ok, stanno arrivando. Allora, Claudio, in quei giorni sono stati insieme, non siete stati voi insieme, ma sono state insieme anche le vostre mamme, i vostri genitori. Questo pensi che abbia contribuito a fare stringere loro amicizie maggiormente? Si sono più da allora? Sì, sì, certo, abbiamo una stretta amicizia con quasi tutte le mamme della scuola, anzi della classe, e appunto siamo anche usciti appunto con queste mamme, insomma siamo usciti un sacco di volte assieme, soprattutto insomma con i miei migliori amici anche. Insomma, siamo anche usciti in spiaggia assieme. E quindi, insomma, questo ha cementato quindi anche l'amicizia dei genitori. E Maria, invece, a te chiedo se ti ricorderai, secondo te, da grande di questa esperienza, oltre al caldo, magari anche per qualche altro motivo? Certo, me la ricorderò, non me la dimenticherò mai, innanzitutto perché è stata un'esperienza che ho vissuto insieme ai miei compagni e ci siamo divertiti tantissimo, e poi perché è stata una cosa che non avevo mai fatto. Abbiamo poi Matteo. Matteo, tu sei l'altro bambino nel cui video appare pure la mamma. Ti è piaciuta questa co-partecipazione della mamma? A me è piaciuto molto che mia mamma era nel video, perché è stata un'esperienza nuova per noi due e ci siamo divertiti molto. Quindi è stata positiva, insomma, per te. Sì. C'è la mamma, la salutiamo. La saluti tu, Matteo. Cristian. Non c'è ancora Cristian. Esperienza nuova. Ci siamo divertiti molto. Ok. È arrivato anche Cristian. Vediamo se ce la facciamo. Cristian, ciao Cristian. Ciao. Allora, a te invece chiedo, durante le riprese, diciamo, com'è stato stare insieme ai ragazzi più grandi, quelli di quinta, con cui magari a scuola sei stato per meno tempo, magari soltanto durante la ricreazione? Per me è stata una bella esperienza, perché ho avuto... Allora, è stata una bella esperienza, perché? Perché ho avuto modo di giocare con i bambini di quinta. Ok, quindi va bene. Allora, io vi ringrazio e con voi, diciamo, si chiude. Abbiamo fatto tutti i videocollegamenti, li abbiamo portati a termine, era un'operazione complessa, però volevamo che ci foste tutti. Intanto salutiamo anche la mamma di Matteo, che compare appunto nel video, e l'altra insieme a Paola, anche domenica, compare appunto nel video.
Grazie a Maria, grazie a Matteo, alla mamma, a Christian e mi prego che ho detto, e a Claudio. Benissimo, siamo in chiusura. Ce l'abbiamo fatta, noi ci tenevamo comunque a far parlare tutti, comunque a presentarveli tutti quanti, i piccoli protagonisti di questa avventura. Andiamo a chiudere per i saluti finali con Graziella Sgroi, Vladimir Di Prima e Gennaro Miano. Graziella Sgroi, la salutiamo e diciamo anche i bambini sono stati all'altezza anche in questa situazione, hanno commentato quei giorni e diciamo che nel complesso l'esperienza è stata positiva, quindi un buon risultato raggiunto. Ci senti? Non ci senti, vabbè. Vladimir, andiamo a chiudere, andiamo alle considerazioni finali che riserviamo chiaramente ai bambini. Non vi ho sentito. Dicevo, un ultimo commento lo riserviamo appunto ai bambini. No, sono stati splendidi, volevo fare i complimenti anche alla mamma che ha realizzato il backstage, davvero molto, molto divertente e significativo. Un appello che adesso vorrei lanciare a tutti quanti, condividiamo questo video, facciamolo girare perché io penso che sia una cosa bella non solo per Fiume Freddo ma per tutto il nostro territorio etneo. Grazie a voi. E speriamo di rivederci presto. Leggiamo velocissimamente soltanto un altro messaggio dei tanti messaggi giunti durante la diretta. Francesco Russo, l'attore, che dice: questi bambini sono straordinari, disciplinati ed educati durante le riprese. Grande pazienza ed attenzione. Bravissimo Vladimir e Alfio Vecchio a dirigere un gruppo di bambini. E infatti sono stati davvero bravi, ne approfitto anche per salutare Alfio Vecchio che stasera non poteva essere con noi, ma non meno prezioso chiaramente nelle riprese e nel montaggio appunto del video. Gennaro, a te proprio il commento finale di chiusura. Sì, Rita, penso che abbiamo fatto il giro, insomma abbiamo toccato tutti gli argomenti che riguardavano questa canzone, questo video, quindi sono felicissimo di questa diretta, ti ringrazio tantissimo per il lavoro svolto, perché so che sei uscita un po' pazza, diciamo, a organizzare tutto, per cui ti ringrazio per l'attenzione che poni sempre per le persone che vogliono esprimersi, questo è importante. Ringrazio Paola, perché non avevo ancora visto il video del backstage, che è divertentissimo, per cui la ringrazio, e vorrei chiudere proprio con due cose. Una, riguardo i bambini, diciamo, i bambini, come è stato detto, sono stati bravissimi durante le riprese. Questo tu non ti immagini, mi fa veramente ben sperare per il futuro. Veramente auguro a questa generazione di questi bambini di crescere forte, di crescere con valori sani, di restare in Sicilia, di farla diventare finalmente la terra che tutti sogniamo ma che è lontana dalle nostre aspettative. Per cui è il loro dovere, spero che sia loro, diciamo, la loro missione far diventare questa terra sempre più bella. Sono felicissimo. Un'altra cosa per quanto riguarda l'audio della canzone, chi volesse ascoltarlo su YouTube, consiglio un ascolto con le cuffie, perché abbiamo fatto un lavoro sull'arrangiamento, ci sono dei bei suoni che si possono apprezzare solo con un ascolto, diciamo, più diciamo, con delle cuffiette o delle cuffie, diciamo, chiuse in quel modo, un casco, diciamo. Per cui niente, chiudiamo così e ti ringrazio e spero, diciamo, per il futuro che si possano fare altre cose, altre iniziative e che questa esperienza non resti isolata, ecco, che sia un po' da tramite, da volano per altre iniziative, per non risvegliare una coscienza che spesso è assopita e che invece andrebbe proprio svegliata e diciamo svegliata in maniera energica così. Per cui grazie e un saluto a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguire la trasmissione e vi abbraccio a tutti.
Grazie a te, appunto i bambini come ben detto sono il nostro futuro. E proprio a chiusura leggiamo un commento di un genitore, uno a caso. Grazie a tutti voi per la bellissima esperienza che condensa un po' chiaramente quello che poi sono tutti quanti i messaggi entusiasti di tutti quanti i genitori che sono stati anche loro fondamentali appunto per la riuscita del video. Detto ciò, come ben detto Gennaro, che diciamo a tutti appunto di consigliamo perlomeno di riascoltare il video dal canale YouTube Gennaro Miano Cantautore, proprio al fine di apprezzare ancora meglio musica e poi insomma di rivedere anche il video con più attenzione. Io ringrazio in maniera particolare Salvo Faro, il mio regista, che ha avuto un compito arduo questa volta, perché fare un videocollegamento con questo numero di persone è veramente una cosa molto complicata, e lui con grande pazienza e gentilezza, che è una dote rara ormai e dimenticata, è riuscito a farlo. E quindi insomma grazie a lui, perché ci tenevamo che ci fossero veramente quasi tutti. Grazie alla scuola, scrive: mi dispiace di non riuscire a parlare, vorrei solo dire che auguro a questi bambini di avere nel loro futuro tutta la bellezza e la poesia che si respira in questo video. Lo mandiamo in sovraimpressione, non lo possiamo mandare? Ok, grazie. Grazie a Graziella Sgroi, a Vladimir Di Prima, al regista Vladimir Di Prima e al cantautore Gennaro Miano. Grazie. Vi salutiamo e intanto... E con questo appunto si chiude la prima puntata della nuova stagione, una puntata particolare in cui abbiamo trattato due argomenti completamente diversi, ma credo tutte e due abbastanza interessanti. Grazie a GS Produzioni Video, a Giuseppe Faro, Salvo Faro e a Giuseppe Le Cause per 01 TV. Ci vediamo la prossima settimana. Buona serata.